Narrativa interattiva e videogiochi in classe. Abbiamo parlato di storytelling, per interessare bisogna coinvolgere. E che cos'è più coinvolgente di un videogioco? E quindi un lunghissimo dialogo tra una persona che probabilmente sta per morire e un alce parlante sul senso della vita. A questo punto posso andare a modificare la terzina? Oggi sto splendendo. Come inserire concretamente l'uso di questi videogiochi nella costruzione di una lezione, di un'unità didattica? Abbiamo presentato Twine, uno strumento per la creazione di storie non lineari e interattive. Abbiamo messo alla prova i nostri corsisti. Chiara è stata un pochino più magnanima, in qualche modo invece che fare morire decapitato il protagonista, lo fa tornare all'inizio. Sì, ci ho riflettuto molto perché l'ho iniziata al passato remoto, no? Poi successivamente al passato remoto era una ciofeca. E per finire abbiamo parlato di come implementare le variabili, grazie alle quali nelle storie che creiamo possiamo usare chiavi magiche, superare sbarramenti, riconoscere luoghi, attribuire punteggi, dare dei nomi ai nostri personaggi e chiedere parole magiche. In una parola, coinvolgere.